I tre punti il Cagliari se li deve conquistare contro l'Atalanta, non è arrivato il provvedimento della giustizia sportiva che doveva riesaminare il ricorso del Cagliari in conseguenza del caso Grassadonia. Per tentare di battere l'Atalanta Ballardini inserisce il rientrante Lopez dopo l'infortunio, dopo la squalifica e dopo l'infortunio. Per il resto la squadra è quella che ha giocato contro il Torino, applica il turnover invece del Neri che lascia in panchina Tissone e Doni. L'inizio è subito del Cagliari, intraprendente fin dalle prime battute, 6 minuti e mezzo, assist del di Conti in verticale, non ci crede Geda, il difensore non ci arriva ma anche l'attaccante è impreparato a sfruttare il passaggio in profondità del proprio compagno. All'11esimo si vede la squadra ospite con Flocari al tiro da fuori, sfiora il palo alla sinistra di Storari, un tiro a girare che cercava l'angolo lontano. Al 14esimo la svista del signor Giannoccaro, Lopez a recuperare palla su un rilancio del Cagliari, sono ribattute la difesa, il Cagliari rilancia immediatamente palla in avanti, Lopez si libera per il tiro e viene praticamente falciato all'altezza del dischetto, l'arbitro incredibilmente non fischia il calcio di rigore, lo fischia invece 2 minuti e mezzo dopo quando nel contatto Pellegrino acqua fresca quest'ultimo va giù, il signor Giannoccaro rimedia in questo modo assegnando il penalty al Cagliari, è lo stesso acqua fresca che si incarica della battuta e trasforma 1-0 per il Cagliari, ammonito prima Pellegrino e poi acqua fresca per essersi levato la maglia. Nel proseguo della partita c'è la reazione dell'Atalanta ma prima ancora una punizione di Cossu che passa all'interno dell'area, Carrozzieri aspetta Coppola che risulta poi sorpreso e costretto a spedire in calcio d'angolo. Al 33esimo sull'angolo sempre pericolosa la squadra bergamasca, qui si accende la mischia, tiro finale con pallone che termina a lato all'inizio del 38esimo minuto e Muslimovic a impegnare Storari, tiro da fuori e parata a terra del portiere e l'Atalanta chiude in avanti il primo tempo, ma il risultato della prima frazione dice Cagliari 1 Atalanta 0. Nel secondo tempo Del Neri immediatamente inserisce i due rinforzi, Tissone per De Ascentis e Doni per Muslimovic, per tentare immediatamente di pareggiare la partita, la pressione dell'Atalanta cresce ma il Cagliari riesce a tenere bene anche se è costante l'esercizio della pressione nella metà campo rosso-blu. Al 16esimo l'occasione principe per l'Atalanta, una girata di Flocari all'interno dell'area, il miracolo di Storari che devia in calcio d'angolo. Nel proseguo della partita i problemi li crea soprattutto Giannoccaro che fischia una miriade di punizioni all'Atalanta e usa 2 metri e 2 misure, al 31esimo però la sua munizione non può essere assolutamente sottratta a Carrozzieri e alla seconda per fallo di Geda nettissimo che tentava di andare via, secondo giallo per Carrozzieri e Atalanta che rimane in 10, l'Atalanta che ci tenta ancora fino alla fine, 38esimo una punizione di Guarente che attraversa tutta l'area e si perde a lato e poi al 42esimo un'occasione anche per il Cagliari con una punizione di Foggia girata da Conti verso la porta, bravo Coppa a ribattere, il Cagliari soffre fino alla fine ma ha il vaccino e stavolta come è capitato nelle ultime partite porta a casa un soffertissimo 1-0 che vale ulteriore recupero in classifica.